Ciao, ciao a tutti, eccoci qua con un nuovo pacchettino arrivato da AliExpress. Questa volta sono cosette beauty, tanto vado a togliere, ecco qua, di tutto un po', cose anche un po' particolari che ho voluto provare ad acquistare, vediamo un po'. Cosa ne sarà? Finora con i prodotti beauty di AliExpress mi sono trovata molto bene con le palette di ombretti, con i rossetti, mascara. Se vi ricordate vi ho mostrato un mascara del costo esorbitante di 87 centesimi ed è molto meglio di certi mascara della Kiko, ma ve ne parlerò meglio magari in un video di prodotti finiti. Inizio subito a mostrarvi queste cosine. Allora, ecco qua, qui c'è un po' di tutto. Allora, spero di ricordarmi a cosa servono, perché è passato, no, in realtà questo ordine è arrivato in un mese, per cui diciamo che sono stati abbastanza veloci. Allora, la prima cosa che vi mostro sono questi elastici per i capelli che ho preso per Alice. Vi metterò poi il prezzo, sono comunque prezzi, io dico sempre ridicoli, però insomma guardate che carini, sono elasticini fatti così, hanno un fiocchetto sopra, sono alcuni rosa e alcuni rosa con i pois, non sono neri, sono bordeaux, e poi invece questi neri a pois bianchi, sono più che altro rosa però. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elastici, non ricordo il prezzo, ma ripeto, una cifra ridicola. Poi ho preso questi bastoncini, non mi ricordo più di che materiale sono fatti, però ne avevo già acquistato uno una volta, se non ricordo male, in Maquillalia. Sembra come pietra pomice, non saprei come descriverla. Comunque servono per spingere le cuticole delle unghie quando si fa la manicure. Siccome mi ero trovata molto bene con quel tipo di bastoncino, che secondo me è molto meglio anche dei bastoncini di legno d'arancio, che è quello classico che si usa, e allora ne ho comprati due di questi, non mi ricordo più di che materiale sono fatti, ma magari poi guardo meglio la descrizione. Dovrei imparare a tenermi a portata di mano il tablet con il riassunto dell'ordine, con la descrizione degli articoli, magari la prossima volta lo farò. Poi ho preso, allora questo che cos'è? Credo che sia un illuminante. Apro la scatolina e vediamo. Dovrebbe essere un illuminante, sì, lo è. Un illuminante ancora. Vedete, è proprio sigillato molto bene. Ecco qua, un illuminante in stick, perché ne avevo già presi due, ve li avevo mostrati in un altro video. E devo dire, pensavo fosse difficile stenderli, invece mi trovo veramente molto bene, per cui mi mancava questa tonalità intermedia tra il quasi bianco e il rosa un po' più intenso, e quindi ho preso questo, che è una tonalità intermedia. Mi sto abituando molto bene a questo tipo di illuminante, direi quasi meglio di quello in polvere. Poi ho preso, allora, 1, 2, 3, questi ve li faccio vedere dopo. Questo che è un olio nutriente per le unghie, che le mie si ogni tanto si sfaldano con facilità. Questo è un olio nutriente, ne avevo preso uno simile però in tubetto, diciamo, con un pennellino in cima. Stavolta penso che sia molto più comodo questo da usare, che ha il pennellino staccato, è molto più comodo, almeno un paio. Poi ho preso questo mini correttore, l'ho preso così mini perché me lo voglio portare in borsetta. Vedete, è proprio microscopico, non ha nessun tipo di odore, quindi proprio mini. Poi ho preso, avete presente il Remescar?
il famoso prodotto che distende le borse e le rughe sotto gli occhi. Ho trovato questo che dovrebbe essere un qualcosa di simile, sono dei mini flaconcini, perché bisogna proprio metterne una goccia soltanto. Io ne proverò come va con uno e vediamo se veramente fa lo stesso effetto. Io sinceramente il Remescar non l'ho provato, quindi non potrò fare un paragone, però voglio vedere se funziona. Io sono sempre alla ricerca di prodotti che possano aiutare un po' il problema delle borse degli occhiali. Vediamo se questi funzionano. E poi una cosa molto utile, peccato che sia arrivato solo ora che il caldo si è molto molto attenuato, infatti non sto nemmeno usando il ventilatore a soffitto. Questi che sono delle veline, queste le avevo già prese l'anno scorso, mi ero trovata bene. Sono delle veline, sono contenute in questo che può sembrare un libricino. Sono delle veline, ecco qua, ce ne sono dentro parecchie, e servono per assorbire la lucidità del viso, l'umidità del viso quando fa molto caldo e si è truccate, servono appunto per tamponare. Sono delle veline sottilissime, vediamo se riesco a prenderne una, sono talmente sottili, ecco, e servono proprio per tamponare l'eccessiva lucidità del viso quando fa molto caldo e magari si tende a sudare un po' di più, come succede a me in viso. E ne ho presi due da tenere in borsa all'occorrenza. Questi so che funzionano perché li avevo già acquistati. Li avevo acquistati sia da AliExpress che su Maquillalia, di una marca un po' più nota, però visto che facevano lo stesso identico tipo di servizio con costo di un quarto rispetto a quelli acquistati nella Maquillalia. Magari se vi può interessare vi lascio il link del venditore e magari anche il link dei vari articoli con il prezzo, così se siete tentati sapete già quanto costano i vari articoli. Io vi ringrazio per la visione e saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!